Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2021, ricordi d'estate. E proprio in estate eravamo in una notte di stelle cadenti sotto San Lorenzo, verso il 12, il 13 di agosto. Volevamo guardare le stelle cadenti in aperta campagna, lontani dalla città, dalle luci, dall'inquinamento luminoso della città, al fresco, perché in città c'è un'afa opprimente, mentre sulle colline quantomeno ventila un po' di più, ma in un posto che era tristemente noto per una quantità abnorme di zanzare, tanto che un amico era stato persino morso dalle zanzare attraverso i jeans. Fu quell'anno che imparai a mettere Autan e altri repellenti anche sui vestiti. Ma soprattutto, sapendo che c'erano tantissime zanzare, avevamo cercato di trovare qualche soluzione. La prima soluzione, la più semplice che viene, è quella dei famosi zampironi, che fanno un odore terrificante, e mentre ero nel supermercato a cercare degli zampironi per la sera, il mio occhio cadde su una scatola di zampironi speciali e senza di rosa, non fa il classico odoraccio da zampirone. Vabbè, prendiamoli, vediamo di che cosa sanno. Annusando un attimo la scatola, sembravano avere un buon profumo. Funzionare e funzionarono, perché non fummo morsi dalle zanzare, ma a metà serata ci arrivò una ventata di zampirone alla rosa che è stato massacrante, è stato veramente difficile trattenere la nausea, devo dire. Quindi credo sia stata l'unica e ultima volta che abbiamo usato degli zampironi alla rosa. Molto meglio quella specie di bacchette di incenso giganti alla citronella. Fanno sempre quel retrogusto di zampirone, ma almeno tengono lontane le zanzare, senza allontanare anche gli esseri umani che scappano, rifuggendo quell'odore terrificante. Voi che mi raccontate? Avete avuto avventure con degli zampironi o con qualcosa di particolare? Parliamone nei commenti. Sono Grizzly, ci vediamo domenica prossima!